Ciao amici di Orange Dream TV, ci troviamo all'Hotel Miramare di Latina per la seconda edizione del festival Come il vento nel mare, un'edizione a dir poco scoppiettante con tantissime presentazioni, tantissimi autori, tantissimi musicisti. L'Agorà sul lungomare di Latina. È stata inaugurata dal Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a cui è andato il Premio Enea insieme ad Andrea Marcolongo e poi la giornalista di Repubblica Federica Angelo. Questa sicuramente è una delle manifestazioni, diciamo, più importanti, visto che è comunque una seconda edizione. Guarda, questa manifestazione è incredibile e bisognerebbe dare più spazio a questa manifestazione. Inizia la terza serata di questo evento importantissimo sul lungomare di Latina. Giuliano Ferrara, uno dei nostri miti, no? a livello giornalistico e non solo, tantissime sono le cose che si possono fare sul lungomare. Usciamo un po' fuori da quello che è la serata di oggi, no? E la cultura è sicuramente un volano importante, importantissimo per qualsiasi città. Sì, si lega alla bellezza delle città, del mare, del lungomare in questo caso, e si lega alla bellezza delle persone, dello stare insieme e anche dello stare da soli, perché la cultura è fatta anche di solitudine. E per questo fine settimana appuntamento con Paolo Hendel ed un ricco programma, venerdì, sabato e domenica ancora L'Agorà sul lungomare di Latina all'Hotel Miramare.